Bentrovati. In un precedente modulo abbiamo analizzato cosa accade durante l'ispezione antiriciclaggio della Guardia di Finanza. E in particolar modo abbiamo visto cosa accade il primo giorno, il giorno relativo all'accesso dei militari presso lo studio, e abbiamo analizzato come in quelli che vengono chiamati controlli preliminari. L'attenzione dei militari è focalizzata quasi esclusivamente all'organizzazione dello studio, all'organizzazione del presidio antiriciclaggio da parte del professionista. In questo modulo vediamo invece, analizziamo quali documenti può la Guardia di Finanza controllare durante l'ispezione, quindi come avvengono quelli che vengono chiamati gli accertamenti di merito durante l'ispezione. Infine mi concentrerò sul segreto professionale e su quando il professionista eventualmente può eccepirlo durante l'attività ispettiva. Se è vero, come è vero, che i poteri della Guardia di Finanza durante le attività di ispezione antiriciclaggio sono maggiori rispetto a quelli comunemente utilizzati durante le verifiche fiscali, è altrettanto vero che non vi è limite alla possibilità di controllare i documenti da parte della Guardia di Finanza durante l'ispezione antiriciclaggio. Tutti i documenti possono essere controllati da parte della Guardia di Finanza, quindi contrariamente a quello che si potrebbe pensare trattandosi di un'ispezione antiriciclaggio, quindi mirata all'accertamento del corretto adempimento da parte del professionista degli obblighi antiriciclaggio, in realtà tutta la documentazione relativa al cliente, quindi non solo il modulo di adeguata verifica, serve appunto a verificare che il professionista abbia correttamente adempiuto agli obblighi. Se pensiamo all'obbligo, ad esempio, di segnalazione di operazione sospetta, per poter accertare che il professionista abbia correttamente valutato le operazioni dubbie del cliente, necessariamente la pattuglia operante dovrà verificare la documentazione inerente all'operazione. Quindi tutti i documenti della vita del cliente possono essere controllati. Era così fino al 3 luglio 2017 con la vecchia normativa antiriciclaggio, lo è ancora di più oggi. Con l'attuale normativa antiriciclaggio, quella entrata in vigore dal 4 luglio 2017, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 90, in quanto, come vedremo, nella nuova legislazione vi è addirittura un potere in più per la Guardia di Finanza, ovvero quello di utilizzare immediatamente i dati raccolti nell'ambito dell'ispezione per un'eventuale contestazione di carattere tributaria, quindi immediatamente utilizzabile nelle verifiche fiscali. Ma lo vedremo in conclusione di questo modulo. Partiamo con la ricerca documentale. La ricerca documentale, il più delle volte, avviene con una richiesta da parte della pattuglia e l'esibizione da parte del professionista. Quindi non vi è una vera e propria ricerca documentale, diciamo, passandomi il termine, effettuata attraverso una perquisizione, ma la ricerca documentale, il più delle volte, come detto, si risolve in una richiesta di esibizione e della, esibizione appunto da parte del professionista. Ciò non toglie che laddove la pattuglia della Guardia di Finanza dovesse avere dubbi circa la completa esibizione da parte del soggetto obbligato della documentazione, ovvero il soggetto obbligato, il professionista, dovesse rifiutarsi di esibire documentazione richiesta, è nelle prerogative della pattuglia quella di procedere a una ricerca documentale effettuando appunto una ricerca documentale all'interno di ogni singolo ufficio. Quindi, effettuando, ripeto, passatemi il termine perquisizione, che è un termine di carattere ovviamente
penale, ma per intenderci procederanno a una ricerca documentale all'interno di ogni singolo ufficio. Vediamo nel concreto però quali sono i documenti che verranno attenzionati. Ovviamente si parte da quelli più banali, dove verrà richiesto al professionista di esibire documento attestante l'iscrizione all'albo, quindi che l'esercizio avvenga secondo un'iscrizione a un albo professionale, o banalmente i registri IVA, quindi tutta la documentazione relativa allo studio professionale. Focalizzando invece i documenti specifici relativi all'ispezione antiriciclaggio, si parte con la richiesta da parte della pattuglia di un elenco di tutti i clienti che il professionista ha in carico. Di questi clienti, dalla lista clienti, si partirà quindi a un'analisi da parte della pattuglia. Un'analisi dei rischi che fondamentalmente è analoga a quella che lo stesso professionista è tenuto a fare nei confronti del proprio cliente ai fini della normativa antiriciclaggio. Quindi la pattuglia procederà inizialmente con andare a scremare quelli che sono i clienti che magari hanno effettuato nel periodo oggetto di ispezione dell'operazione di finanza straordinaria. Si focalizzerà l'attenzione sui clienti residenti o che hanno catene di controllo in paesi a fiscalità privilegiata. I clienti le cui prestazioni professionali sono la gestione di trust o mandati fiduciari. Fondamentalmente nulla di nuovo, cioè tutti verranno posta l'attenzione da parte militare sui clienti che generalmente rientrano in quella che è la fascia di clienti a medio-alto rischio. Di questo cliente quindi verrà chiesto tutto, si partirà dal fascicolo antiriciclaggio, quindi un controllo di tipo formale. Per verificare che il professionista abbia correttamente fatto firmare la dichiarazione del cliente, che il professionista abbia raccolto tutti i dati richiesti, che il professionista abbia prima di tutto svolto un'analisi di rischio nei confronti del cliente e di conseguenza a seguito dell'analisi dei rischi, se il cliente è un cliente per cui era prevista un'adeguata verifica rafforzata se sono stati raccolti i documenti in aggiunta a quelli ordinari previsti dall'adeguata verifica rafforzata. Quindi un controllo di carattere formale sul fascicolo antiriciclaggio del cliente. Successivamente verranno richieste tutti gli altri documenti relativi a quel cliente, quindi la vita economica del cliente verrà sottoposta a controllo. Come vi dicevo, al fine di verificare eventualmente se un'operazione portata a conclusione dal cliente poteva far emergere dubbi al professionista tali da procedere eventualmente a una segnalazione di operazione sospetta, con il fine di contestare eventualmente l'omessa segnalazione al soggetto. In riferimento quindi alla mole di documenti che la pattuglia può controllare, come dicevo, affrontiamo insieme l'eventuale possibilità di eccezione del segreto professionale per il professionista. Contrariamente alla possibilità di eccezione dell'istituto del segreto professionale nell'ambito delle verifiche fiscali, dove effettivamente vi è la possibilità del commercialista di poter eccepire il segreto professionale laddove vengano richiesti documenti dei clienti del professionista e non del soggetto sottoposto a controllo, quindi non del commercialista. Nella normativa antiriciclaggio
Come dicevo, tutti i documenti attinenti i clienti sono consultabili. E quando quindi il professionista può accedere al segreto professionale? Solamente per i documenti che attengono al diritto di difesa, e quindi tutti i documenti che rientrano nell'alveo della attività prodromica o difensiva tra il cliente e il professionista. Quindi tutta la documentazione relativa al contenzioso, quindi alla difesa del cliente innanzi alla commissione tributaria, può essere su quei documenti può essere eccepito il segreto professionale. Come avviene diciamo, quali sono gli step e quali sono le fasi per l'eccezione del segreto professionale? Ovviamente la pattuglia operante chiederà i documenti al professionista, il professionista fermerà la pattuglia dal consultare quei documenti, appunto chiedendo di mantenere segretati i documenti, eccependo quindi il segreto professionale. A quel punto la pattuglia chiede effettivamente al professionista se all'interno di quel faldone, se tra i documenti, vi siano documenti di carattere giudiziario, di carattere attinente al diritto di difesa. Laddove il professionista dovesse confermare questa eccezione, il materiale verrà sigillato da parte della pattuglia, verrà custodito all'interno della caserma sigillato e immediatamente verrà richiesta l'autorizzazione alla consultazione all'autorità giudiziaria. Autorità giudiziaria che si dovrà esprimere sulla eventuale possibilità della pattuglia di poter comunque consultare quei documenti, ovviamente valutando quelle che sono le motivazioni della Guardia di Finanza sul motivo per cui ritiene di dover consultare quei documenti. Altre possibilità non ve ne sono. Qualunque tipo di documento non attiene alla sfera del diritto di difesa, non potrà essere su quei documenti non potrà essere eccepito il segreto professionale. Vi faccio esempio di casi pratici accaduti: non può essere eccepito il segreto professionale nell'ambito di una costituzione di un trust, eccependo che all'interno di quei documenti ci sono documenti coperti da privacy perché il trust vede quale beneficiario delle persone che hanno delle disabilità, quindi invocando il diritto della privacy. Non si può eccepire il segreto professionale laddove ci sono documentazioni di carattere fiduciario, quindi mandati fiduciari. Il segreto professionale è esclusivamente attinente a documentazione che ha pratiche giudiziarie. Questo lo ricaviamo anche dall'articolo 35, l'articolo relativo alla segnalazione operazione sospetta, dove dice appunto che la segnalazione operazione sospetta, il professionista è esentato dall'effettuare la segnalazione quando viene a conoscenza di fatti nell'ambito del diritto di difesa. Quindi, per lo stesso motivo, potrà eccepirlo anche per i documenti che hanno appunto attinenza a un diritto di difesa. Per concludere, come vi dicevo, se la possibilità di poter consultare tutti i documenti del cliente era una possibilità che la pattuglia aveva già, che la Guardia di Finanza aveva già, ante decreto legislativo 90, con il decreto legislativo 90 del 2017, all'articolo 9 vengono aggiunti ulteriori poteri, ovvero il potere e la possibilità da parte della Guardia di Finanza di poter utilizzare ai fini fiscali i dati e le informazioni acquisite durante l'accesso ispettivo antiriciclaggio. È una norma molto invasiva, teniamo però bene a mente che la
La diretta utilizzabilità del dato non vuol dire che il dato viene preso dalla Guardia di Finanza, viene effettuato un controllo o un'attività di verifica e verrà notificato direttamente il verbale di constatazione al cliente, al contribuente, ma i dati verranno presi e verrà intrapresa una nuova attività amministrativa di carattere tributario finalizzata alla contestazione eventualmente di una violazione di carattere tributario con un contenzioso, con la possibilità di un contraddittorio tra il contribuente e la pattuglia operante.